Arianna Paperini è la nuova proprietaria dell'Arezzo Calcio Femminile. Resta invece presidente Chiara Tavanti e vice Massimo Tucci. Manca ancora la firma, ma l'accordo è praticamente fatto. Sono stata contattata da Chiara Tavanti e è nata così. Mi ha fatto conoscere la sua passione, mi sono appassionata e abbiamo iniziato a camminare lo stesso percorso. Siamo arrivate a oggi e abbiamo fatto in pochissimi giorni tanta strada. Mantenimento della Serie B, un centro sportivo, è questo quello che chiedete, volete raggiungere a breve? Sì, mantenimento della Serie B e una casa per le ragazze. Ogni famiglia, giusto, che ha una casa. E Arianna Paperini mi ha detto semplicemente: tu continua a fare quello che hai fatto fino ad oggi, al resto ci penso io. Quindi quello che ho paura, però senza paura non sei arrivata oggi. Ogni volta che pensavo di smettere mi sono ritrovata invece a costruire qualcosa di più grande. Quindi io mi sono data una risposta dentro di me, che sono una donna fortunata a poter portare avanti la mia passione, e forse sono nata per questo, per costruire sempre di più anche per le ragazze che verranno dopo. Io sono convinta che per la mia città si possa, io amo la mia città, voglio portare il calcio femminile che merita. Allora, di qui a giugno mantenere sicuramente la categoria, ma questo qui era un obiettivo che ci eravamo prefissati prima che arrivasse Arianna. Ora ha maggior ragione, perché Arianna ci sta dando la possibilità di andare ancora più avanti. Quindi per me l'obiettivo più importante è portare a Champion Arezzo, ovviamente. Arianna Paperini non esclude al momento una collaborazione con l'Unione Sportiva Arezzo. Certo, magari ci proviamo, perché no? Sarebbe bellissimo per la città avere maschile e femminile unito, sarebbe veramente bello. Ci siamo incontrati con il presidente a Roma e è stato un incontro veramente bello, costruttivo. Ho trovato davanti a me una persona seria, un grande imprenditore, conosciuto tantissimo su Roma, e tutto è possibile. Unire un uomo e una donna sarebbe veramente il massimo, no?